Che cos'è questo delta sigma quadro? Allora, a questo punto si inserisce uno scienziato, un matematico che abbiamo già citato l'altra volta, che si chiama Minkowski, che era stato al Politecnico di Zurigo insegnante di Einstein. Tra l'altro non lo apprezzava molto perché Einstein era sempre in ritardo, insomma, non andavano nemmeno tanto d'accordo, non c'erano nemmeno tanto simpatici. Però quando Minkowski legge il lavoro di Einstein, e siamo nel 1908 quando pubblica i suoi lavori, riconosce in questo intervallo invariante una cosa che lui stava studiando in altro ambito, che era l'ambito matematico degli spazi a più dimensioni. E in particolare lui riconosce in questo quello che si chiamerebbe la distanza in uno spazio di quattro dimensioni. Adesso, detto così, è ancora poco chiaro. Allora proviamo a fare un passaggio dallo spazio a tre dimensioni a quello a quattro dimensioni gradualmente. E cominciamo a farlo con questo esempio. Qui siamo in un normale spazio. Spazio geometrico, un piano cartesiano normale. E abbiamo un vettore delta S sul piano cartesiano. Questo vettore delta S, anche se non sembra per un'illusione geometrica, un'illusione ottica, è identico tanto in questa come in questa figura. Delta S è lui. Io come posso studiarlo, delta S? Posso studiarlo con una coppia di assi cartesiani tradizionali, o con una coppia di assi cartesiani che ad esempio ho ruotato rispetto ai primi. Ora, se nel problema di matematica trova la lunghezza del vettore delta S di sinistra, aveste questo problema, voi cosa direste? Beh, prendo le componenti delta x e delta y, le elevo al quadrato e ottengo il quadrato della lunghezza del vettore, cioè di questa distanza fra due Certo. punti. Se mi metto nell'altra situazione, ho delle altre componenti, le componenti sono diverse. Però quando vado a fare il calcolo delta x quadro più delta y quadro, ottengo un delta s quadro che è sempre la lunghezza del vettore. E il vettore è lui, quindi i due sistemi di riferimento mi danno lo stesso risultato. Cioè quello che conta è la distanza fra i punti, non il sistema di assi che io uso per calcolarla. Quindi questo esempio, che è un esempio che poi posso generalizzare nello spazio tridimensionale, mi dice una cosa importante, tra l'altro questo testo ce l'avete già a disposizione, che le singole componenti cartesiane, cioè i delta x, i delta y, i delta z fra due punti nello spazio, possono variare tranquillamente, ma la lunghezza del vettore o la lunghezza, la distanza fra due punti è qualcosa di invariante. Cioè, quello che ha realtà è la lunghezza del vettore. La scelta del riferimento che io uso per calcolarla è arbitraria. Va bene questo sullo spazio a Sì, tre sì, sì. Certo. dimensioni? Ok? Minkowski dice che a questo punto, se io considero uno spazio a quattro dimensioni, le tre dimensioni spaziali e la dimensione temporale, o meglio, visto come avevamo definito l'intervallo invariante, il prodotto di C per T, che è legato alla dimensione temporale, ma è una distanza perché è velocità per tempo, questo spazio a quattro dimensioni è uno spazio in cui gli elementi, quelli che hanno valore sono gli eventi e la distanza fra gli eventi. E il modo per misurare la distanza fra gli eventi è misurare l'intervallo invariante. Difatti, se ricordate, tutti gli osservatori erano d'accordo sull'intervallo invariante. Ma allora a questo punto le quattro componenti dello spazio-tempo che servono per trovare la distanza fra due eventi, cioè l'intervallo invariante, a questo punto non hanno più un grande significato di per sé. Cioè la differenza fra spazio e tempo si perde nel senso che il tempo è una delle coordinate dello spazio-tempo che può variare insieme alle altre.
ma l'unica cosa che conta è la distanza fra due eventi e quella è per tutti uguale. Notate che uno può dire, ma insomma, l'idea delle quattro componenti c'è già fin da quando studiavamo il moto rettilineo uniforme, ma questa volta è diverso perché noi nella fisica classica abbiamo sempre studiato lo spazio x, y e z e poi da parte il tempo che andava per conto suo. Invece nella visione di Minkowski queste quattro componenti sono tutte di pari dignità. Se io mi muovo nello spazio vado a interessare il tempo, se mi muovo nel tempo vado a interessare lo spazio, tanto non è nel tempo nello spazio che conta, quello che conta è l'intervallo invariante, cioè ciò che in realtà è la distanza fra due eventi. Adesso lo so che è difficile anche per me da esprimere, però è una cosa molto importante, cioè il fatto che la componente temporale diventi in pari grado una delle componenti di una cosa che è più fondamentale, cioè l'intervallo invariante. E questo spiegherebbe tutto quello che abbiamo osservato in relatività. Se un osservatore si muove nello spazio, nota un cambiamento nei tempi. Se un osservatore si muove, osserva un se un osservatore non si muove ma vede qualcosa che si muove, osserva un accorciamento. Cioè, queste delta x, delta y, delta z e c delta t diventano tutte componenti che cambiano insieme per far rimanere costante l'intervallo invariante. Allora, lo so che non è semplice, ma provo a darvene una spiegazione. Allora, cominciamo con il nostro amico Curious. Sono due minuti, ho estratto soltanto una parte che ci può servire, che è questa qua. Ipotizziamo di poter osservare gli oggetti solo in due dimensioni e di non sapere che ne esiste una terza. Ad esempio, di un oggetto tridimensionale io ne vedo solo l'ombra proiettata su una parete, quindi in due dimensioni. Ora l'oggetto cambia posizione e l'ombra si accorcia. Per me, che associo l'oggetto alla sua ombra, ignaro che esista un'altra dimensione, l'oggetto è un qualcosa che si allunga e si accorcia. Ma nella realtà l'oggetto è sempre uguale. L'ombra mi inganna. Supponiamo ora che Gualtiero osservi invece l'ombra dello stesso oggetto ma su un altro piano. Anche per lui il mondo è solo bidimensionale, anche a lui sembra che l'oggetto sia qualcosa che si allunga e si accorcia. Ma quando ci scambiamo le nostre esperienze, ci accorgiamo che quando l'oggetto per me si accorcia, per lui si allunga. Questo ci fa capire che c'è qualcosa che non va e che le nostre due dimensioni non sono sufficienti a descrivere l'oggetto. Ma avremo anche il sospetto che, poiché l'oggetto, quando per me si accorcia, per Gualtiero si allunga e viceversa, forse potrebbe anche non cambiare mai la sua lunghezza nella realtà. E quindi cominceremo a chiederci se non vi sia una realtà dove questo oggetto resta invariante. Questa realtà dovrà avere per forza almeno una dimensione in più della nostra, una dimensione che non vediamo, che non riusciamo a rappresentarci, ma che possiamo creare in un modello matematico. È curioso, pensiamoci, se io mi muovo nello spazio, quest'ultimo si contrae. Per me, per un osservatore esterno che mi vede muoversi rispetto a lui, il mio tempo si dilata. Ma se entrambi li posso esprimere con la stessa unità di misura, pare proprio che quando uno aumenta, l'altro diminuisce. Fanno forse parte della stessa cosa? Vi ricordate elettricità e magnetismo, che sembravano essere due mondi completamente separati finché non abbiamo trovato la teoria dell'elettromagnetismo che li metteva in comunicazione? Così è anche per spazio e tempo. Sono una cosa sola, lo spazio-tempo, che è in quattro dimensioni e che per noi è impossibile da visualizzare. L'idea espressa veramente bene è che quando tu vedi nel tuo mondo delle cose che si comportano in questa maniera strana ma correlata, forse è perché c'è una dimensione in più che noi non riusciamo a visualizzare perché noi viviamo in un mondo a tre dimensioni e in questa dimensione in più, cioè in questo spazio a quattro dimensioni, tutte queste componenti variano facendo questi giochi che abbiamo visto lì nel caso della proiezione o nella relatività riguardo alla dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. C'è da dire una cosa però, così è detta in maniera un pochettino generica. Nel senso che,
come vedete presentato, non basta dire che le dimensioni devono essere 4 per dire che abbiamo a che fare con uno spazio-tempo, cioè affinché le dimensioni, cioè affinché si possa definire uno spazio-tempo, bisogna indicare anche quella che si chiama la metrica, cioè il modo in cui si misurano le distanze fra gli eventi. E lo spazio di cui stiamo parlando si chiama appunto spazio di Minkowski perché ha una sua metrica particolare, che è quella che abbiamo studiato. Difatti vi leggo questa zona qua che sto evidenziando. Lo spazio quadridimensionale in cui l'intervallo invariante fra due eventi è tale che si misura questa cosa qua, allora questo si chiama spazio-tempo. Quindi noi stiamo tentando di dire con parole di analogia quello che i matematici dicono in termini più rigorosi, no? Però questo è già un, diciamo, abbiamo già una mezza idea di cosa voglia dire spazio-tempo. E quindi quando sentiamo dire che nella relatività generale lo spazio-tempo si incurva, vuol dire che ci sono delle geometrie diverse, non euclidee, che servono a descrivere la relatività generale. Quindi assaggiamo, cioè abbiamo una piccola idea di che cosa possa succedere. Allora, questo è quello che possiamo dire dello spazio-tempo. Io vi volevo però lanciare una provocazione che non so se faccio bene a fare, nel senso che è una di quelle cose su cui gli scienziati sono in disaccordo. Ed è bene che sia così, perché la scienza va bene così, no? La scienza ha bisogno di discussione. Per cui io ve la butto lì perché è intrigante e vi ho messo due video su Classroom, proprio che ragionano su questa cosa, no? Provate a seguirmi soltanto in questo ragionamento, che è preso da uno dei video che saranno a vostra disposizione. La distinzione fra passato, presente e futuro potrebbe essere un'illusione. Questo potrebbe essere il titolo, no? Il ragionamento che viene fatto è questo. Noi abbiamo detto che il movimento influenza le componenti, quindi influenza la percezione del tempo. Quello che per me è simultaneo, per un altro potrebbe non esserlo, per un altro potrebbe essere passato o potrebbe essere futuro, no? Vi ricordate, ad esempio, quando abbiamo parlato di Ivan, di Lisa e di Gaia, no? A un certo punto notavamo che uno degli osservatori, Lisa, vedeva prima di Ivan l'esplosione della bomba. Vi ricordate? Quindi per lei, per il suo momento, quell'esplosione era reale, era il suo presente, mentre invece per Ivan, che era l'osservatore fermo, quello avrebbe dovuto ancora avvenire. Ma allora vuol dire che qualcosa che è nel futuro di Ivan forse c'è già, nel senso che a questo punto tutto il passato, il presente, fa parte di uno spazio-tempo unico, che è già tutto preesistente e che noi percorriamo con delle percezioni diverse. E questo non lo scrivo io, ma lo scrive Einstein. La sua idea era stata alla fine veramente quella che forse parlare di futuro e di passato non ha nemmeno senso, cioè gli eventi, tutti gli eventi che sono nello spazio-tempo a quattro dimensioni già esistono. E noi li incontriamo e alcuni per noi sono il futuro, ma per altri osservatori quelli sono già il passato. Il filmato che vi ho messo lo spiega molto, ma molto bene, fa vedere come affettare lo spazio-tempo come se fosse un pancassetta addirittura. Però ragiona su questa cosa. E vi devo dire che quest'idea, cioè che il tempo sia un'illusione, è una cosa che, su cui i fisici si stanno ancora scannando e la posizione presentata nel filmato non è una posizione che tutti condividono. Però ve la volevo far vedere per farvi capire come siamo veramente a un punto in cui siamo a una frontiera in cui i fisici offrono degli spunti ai filosofi o ai pensatori in generale e c'è da ragionare su questo. La frase che vi ho detto, questa di Einstein, la distinzione fra passato, presente e futuro è solo un'illusione, era una frase che lui ha scritto
un mese prima di morire, quando ha mandato un biglietto di condoglianze per la morte del suo amico fraterno Michele Besso, che lo aveva aiutato tanto nella teoria della relatività. E non so se per lui fosse una forma di consolazione, però insomma la sua idea era un po' che tutto è già presente, che siamo solo noi che lo incontriamo in percorsi diversi. Per chi fosse interessato a argomenti del genere, c'è questo libro bellissimo di Carlo Rovelli, quello che aveva scritto Sei brevi lezioni di fisica, L'ordine del tempo, che è un libro bellissimo dove parla dei suoi studi sulla gravità quantistica. Scrive anche benissimo, tra l'altro, ve ne prendo un esempio che si riferisce a questo. La fisica del XIX e XX secolo si è scontrata con queste domande ed è incappata in qualcosa di inaspettato e sconcertante, assai più del fatto in fondo marginale che il tempo passi a velocità diverse in luoghi diversi. La differenza fra passato e futuro, causa-effetto, memoria e speranza, fra rimorso e intenzione, nelle leggi elementari che descrivono i meccanismi del mondo, non c'è. Quindi il tempo nelle leggi della fisica non c'è, il problema è che il tempo noi lo percepiamo e quindi ci sarà un capitolo finale di questo libro dove lui cercherà di spiegare qual è il suo punto di vista sul tempo. È tutto lì quello che io riesco a dirvi su questo. Andando oltre, l'unica cosa che si può fare è scrivere equazioni, studiare geometria degli spazi a molte dimensioni e avere un formalismo che invece noi non abbiamo ancora. E quindi per chi sarà interessato, questo è l'ambito della relatività speciale o generale che sia.